Il segreto, anticipazioni puntate 5 a 9 febbraio. Il segreto, anticipazioni puntate 5 a 9 febbraio. Tutti gli eventi che accadono nel corso degli appuntamenti settimanali con la soap opera spagnola in onda nel daytime di Canale 5. Nuova settimana di programmazione per Il segreto. La soap opera spagnola torna nel daytime pomeridiano di Canale 5. Queste sono le anticipazioni degli eventi che accadono agli abitanti di Puente Viejo nel corso delle puntate. Lunedì 5 febbraio Beatriz, Giulia Charm, torna a casa dopo aver fatto recapitare a Mattias una lettera d'addio. Hernando Dos Casas, Angel De Miguel, è preoccupato per la visita di un possibile socio, Aquilino Benegas. Beatriz conosce Aquilino, che non rimane indifferente al fascino della ragazza. Martedì 6 febbraio donna Francisca, Maria Buzas, spiega a Maurizio come ha intenzione di ingannare tutti per ottenere quello che vuole. Alfonso commenta con Maurizio e Don Berengario la dura situazione sociale ed economica della zona, però il capomastro deve fingere di non sapere nulla delle intenzioni di donna Francisca. Mercoledì 7 febbraio, puntata dei Times. Vero dice chiaramente a Francisca che rivuole le sue terre subito. Hernando incontra il nuovo impresario, Aquilino, che annuncia al signor Dos Casas che è necessario cambiare tutta la strategia di vendita. Mercoledì 7 febbraio, puntata prime time. Maurizio si dispera, perché sta per arrivare sua moglie a Puente Viejo e non sa cosa aspettarsi. Tutti lo prendono in giro, perché, essendo cugina di Francisca, immaginano che sia come lei. Appena arriva però, sarà una vera sorpresa. Intanto Francisca, che nasconde Garrig, riceve una denuncia anonima. Sospetta di Severo e lo affronta, ma lui le spiega di essere estraneo al fatto. Hernando è preoccupato. L'accordo con Don Aquilino potrebbe saltare. Infatti, la proposta di collaborare andrà in porto solo se l'immagine dei Los Manantials verrà valorizzata, ma alla famiglia mancano i fondi. Camila, oltre che per questo, è preoccupata per la notizia che gli ha dato Nicolà. Belen non è a Cuba, e sua zia si è imbarcata per venire a Puente Viejo. Camila teme che la ragazza sia morta. Arriva alla villa la moglie di Maurizio, che viene accolta con freddezza da Francisca. Cristobal è ancora rinchiuso, e Francisca gli consegna dei documenti da firmare. Intanto Raimundo è preoccupato per la denuncia anonima e tutto il paese sospetta di Severo Santa Cruz. Beatriz cerca di convincere Mattias a restare con lei, ma sembra tutto inutile. Giovedì 8 febbraio Raimundo è molto preoccupato per Francisca. Teme che da un momento all'altro possa arrivare la guardia civile per arrestarla, ma lei non sembra essere affatto turbata. Francisca confida a Maurizio che non le accadrà nulla perché è stata lei stessa a fare la denuncia anonima. Camila sta per raccontare a Hernando di Belen, ma non trova le forze per dirgli tutto, soprattutto non vuole dargli ulteriori preoccupazioni, visto che hanno già dei problemi con la loro attività. Alfonso è preoccupato per Nicolà. Teme che possa fare una stupidaggine. Il suo interesse per Camila è piuttosto evidente e non aiuta il fatto che lei continui ad elogiarlo. Tuttavia, lui assicura che ci è solo una bella amicizia. Venerdì 9 febbraio Nicolà incontra Camila per darle la lieta notizia di aver trovato Belen. Ippolito e Onesimo vogliono passare alla storia. Hanno saputo che alcuni accademici intendono aggiornare l'enciclopedia del sapere e hanno deciso di dare il loro contributo inventando parole nuove. Tra Fe e Nazaria non corre buon sangue. Nazaria non fa che stuzzicare Fe per sapere qualcosa sul rapporto tra lei e Maurizio. Maurizio, a sua volta, confida a Raimundo di non essere convinto del comportamento di Nazaria. È troppo entusiasta.